La Samb inciampa per la prima volta. Alla Riviera delle Palme passa l'ultima in classifica, l'Avezzano. Decide l'autogol di Moretti in avvio. I rossoblù recriminano per la direzione dell'arbitro Massari di Torino. Mister Palladini, ancora squalificato e sostituito dal vice Mancinelli, fa un po' di turnover rispetto al colpo di Castelfidardo. Si rivedono Zini per Paolini e Baldassi per Battista. Dentro anche Moretti dall'inizio, che fa rifiatare capitano Usepi. La Samb fa la partita, ma all'ottavo, sul cross di Verna, Moretti sfiora di testa e beffa Orsini. 1-0 Avezzano. I rossoblù tornano a macinare gioco, ma la prima nota di cronaca per gli uomini di Palladini matura al 24esimo col tiro di Guadalupi. Subito dopo ecco che riota con Zamarion, che salva in tuffo. Mancinelli inverte le posizioni di Chiatante, dirottato sulla sinistra, e Zini. Alla mezz'ora Baldassi per Moretti, girata e deviata in angolo. Poi due corner di fila per la Samb. Sul secondo svetta Leonardo, palla fuori di poco. Si rivede l'Avezzano, o meglio, Orsini rinvia male con i piedi, Ferrari raccoglie la sfera e per poco non raddoppia. Subito la risposta di Leonardo. Al 41esimo Moretti pressa Zamarion, impedendogli il rinvio, ma Leonardo non riesce a ribadire in rete. Chiatante resta negli spogliatoi, nella ripresa entra Orfano, subito Pimpante. Il Riviera soffia sulle maglie rossoblù ed è subito assedio. Tiro di Guadalupi, proteste per un tocco di mano e subito dopo per un ulteriore tocco sul tentativo di Zini. Poco dopo tocca a Cheriota. Entra Fabbrini per Baldassi, autore subito di un gran numero, ma nessuno raccoglie il suo invito. Al 13esimo la punizione di Cheriota deviata. Passa un minuto, l'Avezzano in contropiede, Orsini dice di no a Ferrari. Entrano Eusepi e Touré, ma la Samba rischia ancora su un retropassaggio di Zini. Altro piazzato di Cheriota per la testa di Eusepi, Zamarion si supera. Riecco Fabbrini, conclusione deviata. Sempre la Samb e di nuovo Eusepi con Zamarion che si salva in angolo. Poi il numero 9 rosso-blu si rende ancora pericoloso sul cross di Orfano. Mancinelli si gioca anche la carta a Battista. Samb col 3-3-4. Finale accesissimo. Fabbrini sguscia in area tra due avversari. L'arbitro lascia correre. Subito dopo seconda parata importante di Orsini su De Silvestro. Il Riviera ci crede, la Samb pure. Battista per Eusepi. Zamarion è bravo anche stavolta. Ruota il cross di Battista. Bassini salva quasi sulla linea. E nel recupero l'altro rigore reclamato da Fabbrini. Solo 6 minuti di extra time, nonostante i cambi e le tante perdite di tempo dell'Avezzano. Finisce 0-1. Comunque applausi per la Samb, fischiati marsicani e arbitro. Domenica trasferta Isernia.